Oggi parleremo delle tane, quindi vedremo le principali tane che possiamo incontrare durante le nostre passeggiate e quindi capiremo di che animali hanno fatto quella tana o che animali stanno usufruendo quella tana. Ciao a tutte, ciao a tutti, sono Polini Nazareno, sono un naturalista e ecco un altro video dove approfondiremo alcuni aspetti, della natura e se volete sostenermi, aiutatemi con cliccando tutti i vari mi piace, le campanelline, ok? Partiamo subito con questa, esposizione. Sappiamo che, diciamo, moltissimi animali per fare, i figli o perlomeno per proteggersi, fanno i buchi nel terreno, negli alberi, eccetera, per anche per stare più caldi, per stare più protetti. Ok, allora, per esempio, con lo scioglimento delle nevi, adesso andando in alta quota, adesso è primavera, qui parliamo nel periodo primaverile, possiamo incontrare lungo i prati d'alta montagna, vedete qui ci sono anche i crocus che vengono fuori dal terreno perché si è appena sciolta la neve, però possiamo osservare tutta una serie di come se fossero gallerie. Magari qualcuno potrebbe pensare, non so, potrebbero essere le talpe perché stavano sotto. Invece no. In questo caso, se poi andate vicino, vedrete che il diametro non è più grande il diametro del buco dove passano questi animali, non è più grande dell'indice e il pollice che combaciano. Quindi è un buco che principalmente è fatto dalle arvicole. Ovviamente le arvicole durante il periodo invernale spessissimo sono attive, quindi non è che vanno in letargo, quindi devono muoversi, quindi si muovono sotto la neve e vanno a mangiare l'erba che sta sotto la neve, ma non solo l'erba. Può capitarci di incontrare, quando si scioglie la neve, anche le loro riserve alimentari, quindi potremmo trovare anche le dispense alimentari di queste arvicole che stanno sotto alla neve praticamente, e quindi appena si scioglie in alcuni punti, quindi vedremo anche come sono dislocate le gallerie che fanno e ci sono queste camere dove magari c'è il nido, dove magari c'è la dispensa, ok? Poi quando si scioglie la neve loro tornano sottoterra e ricontinuano tutto il sistema che hanno di tutta una serie di camere, gallerie, corridoi tra un posto e un altro sotterraneo. Questo è uno dei buchi, guardate quanto è piccolo, di un'arvicola che è uscita dalla neve quando era coperta la neve. Qui ho le 500 lire, quindi pensate quanto tempo fa ho fatto questa immagine, ho fatto questa foto. E andando avanti, troviamo eventualmente in giro buchi grandi. Questo è un buco bello grande, quindi parliamo di un buco di queste dimensioni qui. Quindi possiamo tranquillamente dire che questo è stato fatto da un ratto. Ovviamente il ratto che scava le buche è principalmente il ratto norvegico, il ratto delle chiavi, che in pratica la famosa pendecana, non so come si chiama in alcune zone dell'Italia, la zoccola, quindi il ratto norvegico. Invece il ratto nero, che è un ratto anche abbastanza grande, poco più piccolo del ratto delle chiaviche, e ha la coda più corta e non fa i cunicoli, cioè può anche nascondersi sottoterra, ma principalmente fa il nido sugli alberi, fa delle sorte di palle di vegetali dove al suo interno ci nidifica. Però parleremo dei nidi in altri video, perché comunque sia tutta la parte delle tane, dei nidi, dei rifugi è enorme, è ampia come tema, quindi ne parleremo comunque approfonditamente in altre circostanze. Andando
sempre in alta quota, sui prati d'alta quota, possiamo incontrare dei buchetti piccolini dove c'entra un pollice, poco più. Ma intorno, se voi ci fate caso, vedete qui, intorno si vedono tutta l'erba mangiata, tagliata, ok? Perché? Perché il grillo campestre è un grillo che mangia l'erba, quindi intorno alla sua tana l'erba ce n'è pochissima. Dopo si spinge anche un po' oltre la sua tana a mangiare l'erba, però ovviamente per essere sicuro e per tornare subito dentro nell'arrivo di un predatore di un grillo può essere potrebbe essere chiunque, cioè dalla volpe al gheppio o anche al cul bianco, a qualsiasi uccellino insettivoro che vive in questi ambienti può catturare un grillo campestre. È un bel pasto, ecco, il grillo campestre. È un bel insettone grandicello, quindi ecco, è abbastanza ambito da tutti questi predatori che vivono in questi ambienti. Oh, arriviamo al dulcis in fundo. Questo buco è un buco bello grande, quindi consideriamo un buco di queste dimensioni all'incirca. E davanti a questo buco troviamo della terra sempre fresca. Per riconoscere che questa tana è attiva dall'animale che l'ha scavata, troviamo la montagnola della terra sempre fresca, perché questa è di un tasso. Quindi il tasso, dal punto di vista dell'attività di scavo, è costantemente attivo: estate, inverno, primavera, autunno. Scava sempre, quindi fa sempre nuove buche, nuove, no, nuove buche, nuove gallerie, scava nuove gallerie e espande la sua tana. E quindi davanti alle buche, che non è una sola buca, vedremo che ce ne sono tante di buche intorno al tasso. Troveremo sempre la terra fresca davanti. Qui vediamo un buco che è attivo, eccolo qui, che davanti, vabbè, ha piovuto, quindi davanti a questo buco, se poi noi ci spostiamo, laggiù ce n'è un altro, ok? Poi ci spostiamo ancora, qui c'è un piccolo buchetto dove hanno provato a riscavare, però continuando in questa zona troviamo diversi buchi, ok? Questo buco qui, adesso proviamo ad andarci dentro per vedere la prima parte. Comunque sia, è sempre bello che è scavato, quindi diciamo, lo rinnova, continua a scavare in continuazione e porta via la terra e la porta sempre fuori. Quindi possiamo trovare fuori dalla tana del tasso anche degli aculei d'istrice e anche delle impronte di volpe, quindi nelle tane dei tassi, che sono molto articolate, sono anche spesso molto grandi, possono coabitare, quindi usufruiscono del condominio costruito dai tassi, ne usufruiscono anche gli istrici e le volpi. Ovviamente si riesce molto spesso anche a capire quando c'è o no la coesistenza di questi animali, perché comunque sia l'istrice è facile vedere. Per la volpe è un po' più schiva, quindi è più difficile capire se la volpe sta nella tana dei tassi, però comunque sia si può osservare nei dintorni anche qualche marcaggio del territorio, quindi si potrebbe capire, però è un po' più difficile perché la volpe, ecco, è molto elusiva e a differenza del tasso che ha la sua ladrina, poi vedremo in un video come si riconoscono i vari escrementi e dove vengono fatti gli escrementi dei vari animali.
La volpe è molto elusiva vicino alla tana perché comunque sia non vuole far vedere che non vuole far sentire a nessuno che c'ha i cuccioli lì, quindi comunque sia, a differenza del tasso che ha la latrina, magari non tanto vicino alla tana, ma nelle vicinanze, quindi vanno tutti a fare i bisogni in un punto, la volpe, per esempio, marca il territorio nei dintorni, ma non vicino la tana, quindi vicino la tana arriva con molto sospettosa, molto in velocità e quindi non vuole farsi vedere. Qui possiamo osservare in un prato, ma questa cosa la possiamo trovare anche in un ambiente che sia boscoso. Comunque queste montagnette non sono nient'altro, vedete qui ci sono alcune che sono un po' sgretolate perché ci ha piovuto sopra, e praticamente la stessa cosa che fa il tasso la può fare la talpa, però la talpa, a differenza del tasso che esce e entra dalla tana, la talpa rimane sotto, quindi non è una che se ne va in giro fuori dalla tana, e quindi troviamo tutte queste montagnole di terra che sono disposte sul terreno, ma non vediamo nulla. Quindi mi raccomando, questa non è una buca della talpa, questa è una cacca della mucca, quindi la possiamo trovare anche scura come il terreno che viene tirato fuori dalla talpa. Vedete queste tane che vengono, diciamo, questa terra che viene tirata fuori dalla talpa. Guardiamo e proviamo a scavare sotto a questa montagnola di terra. Vediamo che troviamo il buco da dove la talpa ha tirato fuori la nostra terra che vediamo fuori. Quindi in pratica la talpa sta nella sua tana, come anche il tasso, e tutta la terra in eccesso, cioè non è che la può, dove la fa, non è che la può compattare, la tira fuori e quindi la fa uscire. Allora, possiamo vedere spesso sopra a un terreno diciamo questo tunnel sotterraneo che rialza un po' la terra. Questo rialzo, guardate, se noi andiamo a vederlo dove si spacca, possiamo riuscire a capire dentro che c'è un tunnel, ok? La talpa in questo caso scava superficialmente, quindi fa prima, può andare più veloce, non si fa vedere da nessuno perché rimane sottoterra. Ma in questo caso, siccome la terra si gonfia dove passa, quindi si allarga il buco, non ha necessità di buttare fuori la terra e quindi noi troviamo solo questa galleria sotterranea che solleva un pochino la terra sopra. Adesso passiamo a tutti quei rifugi che sono presenti dentro i tronchi degli alberi. Qui vediamo, qui siamo nella foresta polacca più famosa del mondo, Białowieża, adesso non so se si pronuncia bene così, e dentro molti alberi ci sono delle cavità, sono bucati, e quindi all'interno di questi buchi si possono rifugiare tantissime specie di animali. Consideriamo in una foresta, in un bosco, dagli uccelli ai micromammiferi, ai rapaci notturni, ai pipistrelli, ai serpenti, alle rane, alle lucertole, ok? Chi più ne ha più ne metta. Qui vediamo dei buchi, questo è molto facile da riconoscere, sono i buchi dei picchi. Ma attenzione, perché in base al loro diametro e la loro forma possiamo anche distinguere le varie specie che praticamente hanno effettuato questi buchi, ok? Qui a destra vediamo un buco che diciamo è stato un tentativo di creare il nido, però ancora non è stato fatto il nido. Dall'altra parte invece, su questo pioppo, vediamo proprio il buco e dentro c'è proprio il nido, quindi è un buco effettuato
e dove c'è la nidificazione. È ovvio che questi animali possono anche usufruire di pezzi di legno che stanno attaccati su una casa, per esempio. Questo è il nido di un picchio verde che è stato fatto su una persiana di una casa, e è abbastanza è un problema per chi gli succede una cosa del genere. Quindi ecco, qui vediamo i due picchi più comuni che potremmo trovare nelle nostre campagne, nei nostri boschi, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche altri che sono un po' più rari, un po' più particolari, che potremmo andarli a vedere in specifico nei vari posti d'Italia con questi video, camminando, andando in giro per posti sempre più interessanti. Comunque sia, abbiamo il picchio rosso maggiore e il picchio verde. Su questi buchi di picchi, spessissimo, dopo un anno o due che non vengono più utilizzati dal picchio, vengono utilizzati da altri uccelli. Questa è la cinciarella, li possono utilizzare le cince allegre, possono utilizzarli i codirossi. Qui vediamo il codirosso spazzacamino più difficilmente utilizza questi buchi sui tronchi, perché comunque sia lui preferisce farli sulle case, entrare nei buchi di case, ma principalmente di fessure di rocce, buchi nella roccia, anziché buchi nel legno, ok? Invece il codirosso comune preferisce anche il legno. Poi altri che possono fare il nido in questi nidi abbandonati dei picchi sono gli storni, sono le upupe, sono anche le ghiandaie marine, e vediamo anche gli assioli. Quindi gli assioli possono, per esempio, il picchio verde, il nido del picchio verde può essere benissimo usufruito dall'assiolo. Altri uccellini che, diciamo, in alcune zone o comunque sia che possono utilizzare i nidi dei picchi sono il pettirosso. Ovviamente il pettirosso ama più fare il nido molto basso, quindi difficilmente va in un nido del picchio, ma se il buco nell'albero è abbastanza basso, va a fare il nido anche più in basso. Il picchio muratore tantissimo ne usufruisce dei buchi dei picchi, perché il picchio muratore si chiama picchio muratore, ma non è un picchio, cioè fa parte di un altro gruppo, è un passeriforme. I picidi sono un gruppo a parte e non sono passeriformi. Il picchio muratore invece è un passeriforme. E ha la particolarità di murare intorno al suo buco, quindi lo rende perfetto a come ci può entrare lui, ma non solo. Il picchio muratore ha la particolarità di murare la femmina dentro al nido mentre cova, gli lascia solo un buchetto e la alimenta tutto il tempo che lei cova le uova. E questo non è segregazione, non è solo che la protegge lei e protegge i suoi figli da eventuali predatori che potrebbero entrare nel buco e mangiarsi questa femmina con le uova. Quindi la accudisce fino a quando non nascono i piccoli. Nel momento in cui nascono i piccoli, riapre il buco, e quindi il picchio muratore, poi entrambi i genitori imbeccano i piccoli e portano avanti la prole in questo modo. Quindi è un ottimo animale. Questo è il torcicollo, che è un altro picchio. Questo è un picide, ma non è un picchio. Ora, del becco è molto appuntito, non è un picchio che fa i buchi, quindi utilizza buchi già fatti, e quindi potrebbe utilizzare buchi vecchi di picchio. La balia dal collare è un'altra specie che possiamo vedere che nidifica nei buchi dei picchi. Ovviamente preferisce un picchio un po' più piccolo, quindi o picchio rosso minore o
o rosso mezzano, però comunque sia utilizza i buchi negli alberi. Ovviamente la balia dal collare non è una specie molto comune, la troviamo solo nei boschi di faggio, di castagno, d'alta quota, e quindi è perlomeno qui in Italia, e quindi è una specie abbastanza difficile da trovare. Oltre che tutti questi animali, questi uccelli che possono usufruire dei nidi, dei picchi abbandonati, vecchi, che non vengono più riutilizzati, ecco che c'è qui in questo caso c'è il barbastello, ma anche tanti altri pipistrelli, altri chirotteri possono andare a rifugiarsi dentro questi buchi dei picchi. Ecco che arriviamo su una parete sabbiosa, è una parete sabbiosa non molto litificata, cioè non molto indurita, è una parete sabbiosa dove la sabbia ancora si può scavare abbastanza facilmente. E questi che vedete appesi su questa parete sabbiosa sono i gruccioni che scavano dei buchi, delle gallerie anche profonde più di 1 metro dentro queste, diciamo, pareti di sabbia, e all'interno ci fanno il nido. E oltre che al gruccione, noi possiamo, ovviamente questo è abbastanza comune come uccello, il martin pescatore, e sappiamo benissimo che il martin pescatore è un altro che fa i buchi come il gruccione, ma sono anche molto imparentati, nel senso che sono entrambi, fanno parte del gruppo dei coragiformi, quindi sono due coragiformi facenti parte a due famiglie, e entrambe fanno questi buchi nella sabbia. Anche se è stato un po' lunghetto, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia comunque fatto scoprire delle cose nuove e delle cose che magari non sapevate. Vi invito a iscrivervi al canale e suonare la campanellina, perché se suonate la campanellina i prossimi video vi verranno notificati e quindi potrete non perdere. Vi ringrazio dell'attenzione se siete arrivati fino a qui, e ciao e al prossimo video.